Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, la città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Lei dà alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi di grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fascia adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Gloria a Dio. Vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato un Salvatore. Questo è l'annuncio che stanotte squarcia le tenebre della nostra notte. Questo è l'annuncio di gioia che mette nel nostro cuore la speranza che ogni notte possa essere lì. Stasera tanti di noi, tanti sono ragazzi, giovani, vivono questa celebrazione mettendo insieme il passaggio del nostro testimone a loro, nella tradizione, e la certezza della comune fede in un Cristo che viene ad accarezzare di speranza la sostanza della nostra vita. Questa è la notte, una notte incantata, magica, perché da tutti visitata come una notte del dono, al di là dei regali che ci scambiamo, della famiglia che si riunisce, del pranzo che consumiamo, delle atmosfere che rimandano a quando in altri Natali abbiamo potuto condividere queste ore con altri che ora stanno in paradiso. Questa è la notte in cui la luce gioca un ruolo fondamentale. Giovanni racconterà questa notte con queste parole: il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Egli era la luce che veniva dal mondo. A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Stasera nasce Gesù, è nato Gesù, lo abbiamo atteso. Lo stesso che da secoli attendeva il mondo
per poter ritrovare una parola di pace, quella parola che è stata gridata dagli angeli in cielo che hanno detto gloria a te, o Dio, che sei lì ed abiti in alto, e pace agli uomini amati dal Signore. Ma che avvenne davvero stasera? La nascita di un bambino? E facciamo festa perché nasce un bambino? Certo, è sempre una cosa straordinaria quando nasce un bambino, certo, una festa. Ma è quello che vogliamo celebrare stasera, la nascita di un bambino? E certo che in questo momento forse in ogni parte del mondo c'è un bambino che nasce, certo che è una festa, certo che la vita che sorride alla vita è una grande avventura. Ma perché il mondo cristiano, e non solo, si ferma a questo avvenimento? Forse lo racconta bene una delle statuette del presepe. Forse in quella statuetta plasticamente è raccontato quello che davvero stiamo celebrando stasera. Sul presepe napoletano mi è capitato spesso di vedere proprio a fianco alla grotta, lo dico soprattutto ai ragazzi che dovrebbero in qualche modo scoprire meglio i significati delle statuette dei pastori. Perché ognuno di loro ha un valore, ognuno di loro racconta un fatto. Poi qualche volta, al limite, ci intratterremo per raccontare dal pastore della meraviglia in poi tutti gli avvenimenti intorno al presepe. Ma ce ne sta una in particolare che può spiegarci bene quello che avviene stasera. Se andate a vedere bene su un presepe napoletano ben fatto, a fianco al presepe c'è sempre un'osteria. E a fianco all'osteria, sotto all'osteria, c'è un tavolino dove ci sono due che giocano a carte. Quei due hanno un nome e hanno un'attività, perché non è che fanno una partita qualsiasi. Qualcuno ricorderà il settimo sigillo di un grande regista svedese. In quel caso si vedeva un'altra partita, però a dame. Ma ritorniamo a scacchi, ritorniamo invece ai nostri due protagonisti. Uno si chiama Vincenzo e un altro si chiama Pasquale. Dice padre Gennaro, perché tengono pure loro, tengono pure un nome. Perché per la tradizione napoletana quei due hanno un nome preciso. Perché Vincenzo è la morte e Pasquale, Pasqua, è la vita. Stanno giocando a carte. Fino a quel momento, fino a quando non nasceva il bambino, Vincenzo vinceva sempre. Vinceva sempre Vincenzo. Perché la morte vinceva sempre fino a quel momento. Dal giorno in cui è nato il bambino, Pasquale tiene la carta vincente. Dal giorno in cui è nato il bambino, vince Pasquale, vince la vita. Quello è il racconto di quelle due statuette vicino alla grotta del presepe. È il racconto di quello che sta avvenendo stasera. Grazie a quel bambino vince la vita, sempre. Vince la vita in ogni caso, quando le cose ci vanno storte, quando non tutto gira per il verso giusto, quando sembra che il nostro cuore sia oppresso dalla sofferenza, quando le cose vorrebbero in qualche maniera affossare la nostra speranza, quando il cielo sembra contrario alle nostre aspirazioni. Vince la vita, sempre. Vince la vita quando ci sentiamo traditi. Vince la vita quando la morte, e non solo quella ultima, sembra avere sopravvento. Natale è tutto questo. E Natale è la vittoria grazie all'amore di Dio che viene a farsi carne della nostra carne per raccontarci che non siamo soli, che è la nostra carta vincente. E grazie a quella carta che ci è data per il suo amore, noi non siamo più soli. Vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è data una carta vincente. Oggi vi è nato un Salvatore. Finalmente potete vincere la morte, quella di ogni giorno, quella di sempre. Una grande avventura ci è raccontata stasera. Ma sapete bene che può vincere, anche se uno tiene la carta vincente nelle mani, solo chissà come si gioca, come deve amministrare la partita. Per questo vince chi ha la carta vincente nelle mani e ne conosce il segno. Ecco perché vince
che riceve l'annuncio dell'angelo ed è pronto a fare il suo percorso per arrivare alla grotta. I potenti della terra non sanno della carta vincente. Erode tenterà di sopprimerla, i pastori invece subito corrono, perché hanno bisogno di sentirsi dire che è venuto il tempo, che è finito la loro precarietà, la precarietà della loro esistenza. I magi stanno inseguendo quel sogno da sempre, la stella, per trovare quella carta, perché sanno, per essere sapienti, che senza il principio della vita, senza originare una lotta alla morte, qualsiasi consistenza è fallimento. E stasera è la nostra notte. Anche Gesù viene per te, viene per dirti: ce la puoi fare, puoi vincere la tua notte. Anche per te sono nato, e sono nato per raccontarti che non sei solo. E allora, figli miei, dirvi buon Natale significa dirvi con tutto il cuore, la passione dell'amore che vi porto in ragione di Gesù, che non siete soli, che ce la potete fare, ce la possiamo fare. Non abbandoniamoci alla depressione, non lasciamoci vincere dalla mancanza di speranza, non subiamo un tempo che vuole ridurre tutto a niente, con il disfattismo generalizzato, con il pessimismo che non ci dà più tregua. Ce la possiamo fare. Se un bimbo c'è dato per noi, e questo bimbo è il salvatore del mondo, e la salvezza abita nei nostri cuori, ce la possiamo fare. È il tempo per dire grazie alla vita, è il tempo per guardare in avanti e fare Natale. E Natale è anche in ragione di questa luce che ci è donata, un momento in cui non vogliamo farcela da soli. È l'ultima cosa che vi dico: non vogliamo farcela da soli. Non vogliamo salvarci da soli, perché poi da soli non ci salviamo affatto. E allora vogliamo salvarci insieme a quelli che amiamo, vogliamo dare una mano a quelli che stanno più in difficoltà, vogliamo essere più generosi e meno egoisti. Non vogliamo salvarci da soli. Anche se abbiamo ragione, vogliamo fare pace, non vogliamo salvarci da soli. Non vogliamo salvarci da soli, vogliamo spartire il pane con chi il pane non ce l'ha. Oggi è Natale, la carta vincente ci è data, possiamo iniziare il gioco definitivo. Allora auguri, auguri di pace, auguri di solidarietà, auguri di una fragranza di pane scambiato, auguri di speranza in un tempo che ci ha rubato la speranza, ma che noi, forti della nostra fede, sappiamo riguadagnare sull'altare della generosità di Dio. Auguri, è Natale, non un Natale uguale all'altro, è il tuo Natale, è il giorno di guardare in avanti e vedere finalmente che la tua notte è finita. Credo in un solo Dio.